Il Festival del Jazz qui del Borgo San Pietro è uno degli eventi che vengono realizzati da questa iniziativa. In mezzo scorre il fiume, percorsi fra arte, musica e natura. Festival diretto da Luisa Cottifogli. Allora, qual è il significato autentico di portare queste situazioni particolari in un luogo altrettanto particolare? Beh, sicuramente, siccome questo è un festival che è nato 5 anni fa, anzi l'idea è nata 6 anni fa, in una lotta contro il taglio degli alberi sul fiume Santerno, quindi ha un significato molto forte a livello naturalistico, a livello ambientalista. Poi da lì, io essendo un artista, ho detto: ma che stupida, invece di lottare andando a fare denunce, ho fatto addirittura dei video che ero con i piedi nel fiume per andare a filmare queste cose obbrobriose. Ho detto: l'unica cosa forse è difendere i nostri territori bellissimi, andando ad intercettare e a scoprire le bellezze di questi territori. E quindi ho detto: qual è il metodo migliore per portare bellezza? Insomma, il metodo migliore era quello di chiamare degli artisti ad esibirsi nei luoghi di natura e quindi anche nei luoghi storici. In questo caso San Pietro è un borgo bellissimo sia a livello naturalistico che a livello storico, per cui mi ci trovo veramente benissimo. Perfetto, grazie mille. Allora, diciamo che bellezza chiama bellezza, natura chiama natura, arte chiama arte. Il mondo di Ozzano ha anche delle curiosità, ovviamente da un punto di vista gastronomico. Una di queste è rappresentata dagli imbutini, un'evoluzione dei tortellini, ma non è proprio così, perché chi l'ha inventato, che è qui con noi, Flavia Valentini, ci può spiegare come nascono, perché nascono, come sono fatti e gli attributi che hanno. Certo. Salve, buongiorno a tutti. No, questa è una storia carina, una storia di altri tempi, perché nasce nella mia cucina. Adesso tutti i prodotti nascono nelle aziende, dopodiché vengono distribuiti. Invece questo è stato un caso: ho trovato una rotella strana in un mercatino dell'usato, l'ho passata sopra un pezzo di sfoglia, visto che nessuno mi sapeva dire a che cosa serviva, e mi ha fatto dei cerchietti di sfoglia. Da questi cerchietti, tirando da tutte le parti, è venuta fuori questa forma. Anni prima avevo scoperto che si poteva guadagnare brevettando i formati di pasta. Mi è venuto in mente, visto che la mia vicina di casa lavora all'ufficio brevetti, ho detto: beh, guarda, mi è venuta fuori una forma nuova, no? Ho detto: ma ti figuri, ce ne saranno miliardi depositate. Invece poi, piano piano, negli anni, ho scoperto il perché tutte queste forme
che sono depositate come modelli, non li vediamo poi nei supermercati, perché la pasta, per poter stare nei piatti, deve avere almeno 5 requisiti che sono fondamentali, perché sennò non danno soddisfazione, insomma, una volta cotti. La pasta deve avere questi 5 requisiti. Uno, se è graziosa, ancora meglio, e questi assomigliano al cappello di Harry Potter, non dovrei dirlo, ma assomigliano al cappello di Harry Potter. Devono mantenere la forma una volta cotti, devono cuocere in maniera uniforme, e questa particolare forma ha un forellino in alto dove l'acqua ci passa in mezzo e riescono a cuocere in maniera uniforme. Si scolano bene, proprio grazie anche a questo forellino che hanno in alto. Devono raccogliere bene il sugo, hanno una forma a cono, ma un cono un po' gobbo, per cui tutta la parte più nobile del condimento ci finisce dentro. E dal forellino esce la parte liquida del sugo, per cui fanno proprio da cucchiaino. Vanno bene con qualsiasi genere di condimento, carne, pesce, funghi, tartufo, qualsiasi cosa. E in più non si impilano, come fanno tanti formati di pasta, quelli un po' a conchiglia, che tante volte, insomma, una volta scolati si impilano. Questi sono asimmetrici e non si impilano. Devo dire che è una forma molto carina, che nei piatti ti dà un sacco di soddisfazione, tant'è che... No, faccio un passo indietro, tanto per incominciare, ho scoperto dopo quasi 10 anni che la famosa rotella, che io avevo trovato e che nessuno mi sapeva dire che cosa potesse servire, mi hanno spiegato che serviva fino agli anni 20 del secolo scorso per tagliare la sfoglia del tortellino, perché il tortellino nasce tondo, l'ombelico di Venere non ha mica le punte. Certo. E infatti è questo, quindi sostanzialmente è il nipote del tortellino. E niente, insomma, ha una forma talmente carina e soprattutto queste caratteristiche tecniche, per cui non solo qui a Ozzano abbiamo fatto, e devo dire, io ringrazio tantissimo il comune in generale, gli assessori, il sindaco, perché mi hanno sempre supportata, perché venire fuori dalla mia cucina e finire a Montecitorio, l'anno scorso mi hanno chiamata a Montecitorio insieme con tutti i pastifici, proprio perché sono tanti anni che non si vede un formato nuovo. Mi hanno sempre supportata, la Notte Bianca, la scuola di imbutini, e adesso hanno fatto il prodotto tipico zanese con questi imbutini, e l'anno scorso mi hanno dato la Deco Bologna come prodotto d'eccellenza della città metropolitana. Insomma, dalla mia cucina è stato un bel salto, dai, non succede tutti i giorni. E su queste note è arrivato il momento di salutarci qui dal Borgo San Pietro sulle colline di Ozzano, ma tra 7 giorni ci rivediamo. Dove, come, quando lo scoprirete seguendoci attraverso tutti i riferimenti che vedete in sovrimpressione. Grazie per essere stati con noi. Tra una settimana. In collaborazione con Agribanking, il tuo partner di filiera.